Il comune di Rocca d'Aspia continua a dimostrarsi uno dei comuni più virtuosi nel campo della raccolta differenziata. Oggi sindaco e il comune, in collaborazione con la Lega Ambiente ed un'azienda di supporto, ha organizzato In Viaggio con l'Olio Esausto. Ci spieghi che cosa significa questa iniziativa? Questa iniziativa va a completare il ciclo della raccolta dei rifiuti. Come ben sapete, Rocca d'Aspia è il primo comune dell'Italia meridionale nella raccolta dei rifiuti. Abbiamo iniziato la raccolta delle batterie e anche degli abiti usati. Quindi si doveva completare questo ciclo e abbiamo stabilito di fare questa raccolta degli oli usati. Abbiamo deciso di iniziare con le scuole, in quanto ritengo che i bambini sono oggi i promotori nelle abitazioni, sensibilizzano di più le proprie famiglie. Quindi inizieremo questa raccolta con i bambini, poi successivamente sarà allargata a tutte le abitazioni. Quindi una volta alla settimana le famiglie con dei contenitori che noi consegneremo daranno ai nostri collaboratori, ai nostri operai, il bidoncino pieno e se ne ritireranno uno vuoto. Con questo pensiamo di dare una mano forte all'ambiente, in quanto l'olio è molto inquinante. Non solo, ma abbiamo previsto delle premialità per i bambini, cioè gli alunni, la classe che a parità di alunni ci consegnerà più olio, gli faremo fare una gita in ambito regionale con spese a carico del comune. È prevista una premialità per le famiglie, abbiamo previsto una crociera per due persone, la famiglia che consegnerà più olio o che sarà sorteggiato nell'ambito delle famiglie che consegneranno più olio. Quindi penso che è un'ottima iniziativa. Ideatore e coordinatore del progetto In Viaggio con l'Olio Esausto è Gerardo Di Verniere. Gerardo, allora, questo incontro con le scuole è atto a promuovere un'iniziativa a favore dell'ambiente, però anche educare oggi gli uomini che saranno uomini protagonisti del domani? Sicuramente, normalmente siamo abituati a parlare della salvaguardia dell'ambiente sempre considerando gli altri dei grossi inquinatori, mentre a volte ci sono anche dei piccoli meccanismi di inquinamento che poi diventano colossali, che derivano da noi stessi, dal nostro ambito familiare. Uno di questi è l'olio esausto. Io stamattina ho spiegato qui ai ragazzi il quantitativo ipotetico che produce un comune come Rocca, che ha 3.000 famiglie in un anno, 72 tonnellate di oli vegetali esausti che puntualmente raggiungono i nostri corsi d'acqua, perché le depurazioni sappiamo sono comunque approssimative e comunque una buona porzione di questi oli rischia anche di non passare attraverso dei meccanismi di depurazione. Per cui diventa fondamentale, e farlo con le scuole è importantissimo, perché i ragazzi innanzitutto sono i più sensibili e poi vengono responsabilizzati, perché noi abbiamo già l'obbligo di cercare di trasmettere loro un ambiente per quanto più possibile incontaminato. Ma loro stessi devono cominciare a preoccuparsi di continuare in questa salvaguardia o addirittura di prevenirla, per cui aprire loro gli occhi su determinate problematiche è fondamentale. Questa degli oli usati è particolare. È il piacere che qui a Rocca d'Aspide lanciamo quest'idea, che è sicuramente il primo sistema di raccolta spinta degli oli vegetali usati di tutta Italia. Non è stato fatto mai da nessuna parte un sistema di raccolta spinta, in quanto esiste un tipo, diciamo, di volontariato di cittadini che conferiscono in alcuni comuni più virtuosi dell'olio a loro facoltà presso contenitori ubicati in varie parti, ma questo fa sì che vengano raccolte dei quantitativi di olio abbastanza risibili. Ma il progetto toccherà altri comuni, ci saranno altre tappe? L'idea che mi ha ispirato era quella di portarla su scala provinciale. E in effetti stiamo aspettando di avere un incontro con l'assessore all'ambiente Romano, proprio per far sì che questo meccanismo, da Rocca d'Aspide, che diciamo diventa il paese promotore, il paese campione e guida, venga traslato a tutto il territorio, perché il problema dell'inquinamento non è solo limitato a Rocca d'Aspide, è un problema generale, per cui il nostro bravo mare che bacia la costa di Pestum, di Acropoli e di Salerno, se viene risollevato anche da questo vettore di inquinamento che è l'olio vegetale esausto, può avere un grosso beneficio. Allora, quanti più comuni si attivano in questa operazione, tanto meglio è, e potrebbe diventare anche più simpatica, perché io avevo pensato
di legare per esempio alla premiazione poi dei comuni virtuosi o dei cittadini virtuosi ogni anno una grossa manifestazione a carattere ambientale da tenersi in modo circuitante sul territorio provinciale.